Buongiorno miei carissimi amici di Vestire in Borsa a caccia di dividendi. Le più grandi azioni del mondo, quelle che producono utili veramente, non quelle che sono in hype e che vanno tanto di moda e che poi alla fine ci regalano tante fregature. Io intendo proprio quelle che producono utili, soldi che arrivano dritti nelle casse dell'azienda. Ebbene, queste aziende hanno la possibilità di condividere i propri guadagni con i propri azionisti attraverso i dividendi o attraverso i buyback. Ad esempio le aziende più mature, penso a Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, decidono solitamente di condividere i guadagni tramite dividendi, ma alcune anche tramite buyback. Altre invece, che sono più orientate a una crescita, prediligono magari i buyback, come sta facendo ad esempio PayPal, come sta facendo anche Alibaba, oppure come fanno in gran parte anche aziende come Apple, che hanno un piccolo dividendo ma che operano fortemente sui buyback. Insomma, investire in queste grandi aziende permette di godere, diciamo, di una parte degli utili che queste aziende producono. Ovviamente non faranno buyback aziende come Coinbase, non faranno buyback aziende come Palantir, come Tattooed Chef, o se lo fanno lo faranno in minima parte, perché chiaramente non producono utili o producono pochissimi utili. Per andare a investire in queste grandi aziende c'è la possibilità di comprare le azioni oppure di investire tramite un banalissimo ETF. Nel video di oggi andremo ad analizzare un ETF che permette di esporsi sulle buyback achievers e andremo a vedere anche quali sono le migliori azioni che fanno buyback. E poi faremo anche un piccolo confronto. Partiamo dall'ETF, ticker BYB, ovvero B come Bologna, U di Udine, Y di York e B di Bologna. Lo vedete qui nella schermata, vedete anche l'ISIN, è un Invesco Global Buyback Achievers con un TER dello 0,39% annuo ed è a distribuzione a replica totale. Dimensione abbastanza piccola, 46 milioni di masse in gestione, 422 le azioni in portafoglio ed è vicino ai massimi annuali, per non dire ai massimi di sempre. Questo che vedete è il grafico dividendi inclusi dal 2015-2014 in avanti, ha fatto un più 140%, se noi andassimo a togliere i dividendi ha fatto un più 108%. Cosa vuol dire questo? Che tutto sommato i dividendi non hanno avuto un peso altissimo all'interno di questo ETF e infatti andremo a vedere a quanto corrispondono. E la replica, l'abbiamo detta, è fisica totale, c'è la valuta, il rischio valuta, perché chiaramente va a investire un pochino in tutto il mondo, lo andremo a vedere con una prevalenza degli Stati Uniti, la volatilità è comunque abbastanza alta, è chiaramente un azionario, il 15%, è in quotazione sul mercato dal 24 ottobre 2014, quindi 9 anni circa, dividendi trimestrali. Le prime 10 partecipazioni segnalate da Just ETF, ma mi raccomando andate anche sul sito dell'emittente perché mostra dati più aggiornati e corretti, Just ETF ogni tanto sbaglia. Vede come prime 10 partecipazioni colossi del calibro di Novartis, Shell, Comcast, ConocoPhillips, Lowe's, tra l'altro ho parlato di Lowe's in un video recente, Amgen, BP che è British Petroleum, Booking, non pensavo che Booking fosse qua dentro, lo ammetto, Morgan Stanley e UBS Group, prevalenza degli Stati Uniti con quasi 60%, 10% abbondante Regno Unito, poi Svizzera, Canada e altri paesi. Finanza, beni voluttuari, industria e telecomunicazioni la fanno un pochino da padroni. Il rendimento da dividendo attuale è dell'1,61% secondo i dati di Just ETF. Andiamo a vedere anche un pochino la storia dei dividendi. Dividendi tendenzialmente in crescita,
Però tutto sommato urge andare a vedere come ci sia stato un decremento nel 2020, in particolar modo nel terzo trimestre il dividendo è passato da 21 centesimi a 7 centesimi, forse causa Covid, e c'è stata anche una diminuzione quest'anno, sempre col dividendo di settembre-ottobre, con una diminuzione da 31 a 22 centesimi. Insomma, dividendi tendenzialmente in aumento, ma non sempre, non sempre. Il dividend yield è abbastanza contenuto. Andiamo a vedere un pochino la scheda sul sito di Just ETF. La descrizione, innanzitutto, l'ETF punta a replicare la performance dell'indice Nasdaq Global Buyback Achievers, potete andarlo a vedere eventualmente direttamente sul sito di Nasdaq.com, è composto da titoli dell'indice e comprende titoli, l'indice Nasdaq International Buyback Achievers comprende titoli non americani che hanno effettuato una riduzione netta delle azioni di almeno il 5% nell'ultimo anno fiscale. Il Nasdaq US Buyback Achievers, e sono i due indici di riferimento, parla invece delle azioni americane che hanno ridotto di almeno il 5% sempre la quantità di azioni in circolazione negli ultimi 12 mesi. Quindi insomma ci sono dentro aziende che hanno ridotto, che hanno fatto buyback per almeno il 5% del flottante nell'ultimo anno. Andiamo a vedere la composizione. Possiamo dire che le azioni che abbiamo detto prima ci sono, un pochino mescolate a livello di ordine. Possiamo dire la prima non è più Novartis, è Shell, e in decima posizione c'è Cigna Group e non più UBS, che è sceso all'undicesimo posto. E, insomma, grandi aziende, però scendendo ce ne sono oltre 400. Possiamo andare a vedere altri nomi famosi, poi eventualmente ve lo scaricate direttamente dal sito di Invesco. Abbiamo Banco Bilbao, che adesso va abbastanza di moda per il conto di deposito, abbiamo Suncor Energy, abbiamo Unicredit, SoftBank, Vale, Eni, Aflac, Valero Energy, Nordea, MetLife, AutoZone, ne parlo ogni tanto Davide, Desidoro, Lloyds Bank, che è anch'esso nel mio portafoglio, Nutrien, molto interessante devo dire come azienda, peccato sia canadese, tassazione bastona abbastanza, Adidas, Barclays, Nucor, Moderna, abbiamo Cardinal Health, HP, eBay. Adesso non è che le vado a dire tutte 400, però insomma alcuni nomi che mi vengono all'occhio: Dell, abbiamo ArcelorMittal, abbiamo Best Buy, abbiamo Imperial Oil, abbiamo Black & Decker, Stanley Black & Decker è anche una Dividend King, Synchrony Financial, abbiamo International Paper, abbiamo altri nomi che possono piacere, direi che siamo arrivati un pochino quasi alla fine, ma insomma c'è qualcos'altro, Dropbox a chi piace, abbiamo Universal Health Service, abbiamo anche MNG che è inglese, Whirlpool, ogni tanto insomma era saltato fuori. E scendo siamo arrivati forse ormai un pochino alla fine, Zillow Group, ma mi dice qualcosa, secondo me andava un pochino di moda tempo fa, poi anche questa è passata un po' sotto l'uscio, Capri, che però credo sia stata comprata recentemente, Alcoa sicuramente, Cash probabilmente sono i dividendi accumulati che dovranno essere poi distribuiti dall'ETF. De Vita è azionista, tra l'altro Warren Buffett, se non mi ricordo male. Abbiamo Bank OZK, che ha aumentato i dividendi da parecchi anni consecutivamente. Ralph Lauren, ma va. MAN, direi che è quello che fa i camion. Procediamo, vabbè, insomma, ce ne sono tantissime, Macy's, andiamo avanti velocemente,
vabbè dai, insomma, siamo ne abbiamo dette parecchi, direi. Possiamo tranquillamente andare oltre a questo punto con la lunga lista che si chiude con Home Street con uno 0,002% di portafoglio, non so che azienda sia. Facciamo il confronto con altri due ETF, l'S&P 500, ma l'Invesco Buyback Achievers è mondiale, quindi ci mettiamo anche il World. Allora, l'S&P 500 come Spider, ho preso questo qui come esempio, ha sovraperformato dal 2015 fino al 2018-2019. Sono andati un pochino tutti di pari passo, poi ha preso un vantaggio l'S&P 500, forse grazie a Microsoft, Apple, strano tra l'altro di non aver visto questi nomi all'interno dell'ETF. E invece confrontato, e lo vediamo con la riga arancione, l'S&P 500, l'Invesco Buyback Achievers Global è la linea blu, e in linea rossa abbiamo un bannerissimo MSCI World. Bisogna dire che vanno abbastanza di pari passo, anche se c'è una leggerissima sovraperformance delle aziende che fanno buyback. Quindi insomma, diciamo, potrebbe essere una eventuale alternativa per chi vuole un ETF di questo tipo, un ETF mondiale. Dicevamo anche investire direttamente nelle aziende, perché no? In questa grande lista uno potrebbe andare a selezionare le aziende che più piacciono. Ecco, c'è anche Domino's Pizza ad esempio, c'è anche la nostra anima italiana. Potrebbe essere un punto di partenza andare ad analizzare queste aziende. In particolar modo, per chi volesse iniziare, io sono un fan non delle small cap, ma delle big cap. Quindi, in particolar modo, Shell ha anche dividendi interessanti, Novartis, ConocoPhillips, Comcast, Amgen, British Petroleum, Loves, sono tutte aziende che fanno buyback, ma hanno anche dividendi. Morgan Stanley, Cigna Group, insomma, ha una quotazione abbastanza alta, ma è una bella azienda. Continuando, Vale ha un dividendo molto elevato, così come Eni. Aflac è una dividend aristocrat, se non addirittura una dividend kings, dovrei verificare. Lloyds Bank ha un dividendo sicuramente interessante, come un dividendo non affatto male ce l'ha anche Nutrien. Moderna ad esempio non distribuisce dividendi, tra l'altro ultimamente è abbastanza in calo. HP i dividendi ce li ha, sta passando insomma un periodo non particolarmente brillante, e questo insomma è un elenco non esaustivo chiaramente, però un elenco di aziende sulle quali si potrebbe eventualmente valutare un acquisto per combinare dividendi e buyback. Potrebbe essere insomma un'idea. Voi cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti, se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e iscrivetevi a Investire in Borsa a Caccia di Dividendi se non l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!